Possiamo partire. Bene. No, grazie. Un cioccolatino col caffè No, dentro? no, caffè. Un sciaccone, però. Amen. Bene, allora siamo proprio all'ultima riga. L'ultima riga? Sì. Machine Gravadim. Sì. L'ultima riga è Gine. Sì. Quindi cominciamo con una nuova Mishnah. Nashim va'avadim uktanim peturim mikiryat Shema. Umin atefillin, vechayavin bitfillah uvim zuzah ubebirkat Amazon. Quindi, le donne, gli schiavi e i minori sono esonerati dalla lettura dello Shema e dai tefillin e hanno l'obbligo della tefillah, cioè della Amidah, della mezuzah e della Birkat Amazon. Bene, su questo testo la Gemara comincia a discutere e dice Keriat Shema Pshita, che queste persone siano esonerate dalla lettura dello È Shema pacifico. è pacifico, perché Mitzvat asse sheazeman geramahu vechol mitzvat asse sheazeman geramah nashim petuot. È una mitzvah positiva a tempo determinato e qualunque mitzvah positiva a tempo determinato le donne sono esonerate. Quindi, sottinteso, perché la Mishnah ce lo dice? Cioè, Mau de tema, che cosa potrei dire? Cioè, che cosa potrebbe farmi pensare che nonostante sia una mitzvah positiva a tempo determinato, le donne debbano ugualmente dire lo Shema? O il ve'it ba malchut shamayim, perché nello Shema c'è l'accettazione del regno del cielo, del regno divino. C'è l'affermazione del credo. Questo è obbligatorio per tutti, quindi anche le donne dovrebbero essere obbligate. Kamashmalan. E allora la Mishnah ci viene a far sentire che invece comunque le donne sono esonerate dallo Shema. E quindi c'è il motivo per venircelo a raccontare. Cioè che il riferimento al Malkut non modifica la regola generale che le cose a Che tempo. essendo una mitzvah a tempo determinato le donne siano esonerate. Umina tefillin, pshita. Anche per quanto riguarda i tefillin è evidente che le donne siano esonerate. Perché? Perché anche i tefillin è una mitzvah positiva a tempo determinato, Quantunque in origine qualcuno li tenesse tutti i no? giorni, ma gli uomini. Attenzione, attenzione, ma finché c'è la luce. Ah, se solo nella luce. Eh sì, Di notte di mai. notte no. E allora, Maude Teima, che cosa potrei dire? Cioè, in base a quale ragionamento potrei dire che invece le donne, nonostante sia una mitzvah positiva a tempo determinato, dovrebbero avere l'obbligo dei tefillin? O il ve'it kash la mezuzah? Perché la mitzvah dei tefillin è messa in stretto legame con la mitzvah della mezuzah. La mitzvah della mezuzah, le donne sono obbligate, allora potremmo dire che fa parte dello stesso pacchetto. Invece Kamashmalan ci dice di no. Vechayavin bitfillah, invece hanno l'obbligo della Amidah. Anche qui potremmo dire, ma come? Anche la Amidah va detta in determinati orari, no?
E allora perché hanno l'obbligo? Derahame minou, perché si tratta di una richiesta di misericordia. E allora, se, visto che si tratta di una richiesta di misericordia, le donne sono obbligate, perché la Mishnah ci viene a dire che sono obbligate? Maudetema, che cosa potrei dire? Lo potresti dire? O il uchtiv ba erev vavoker vezaoraim che mitzvat asse sheaseman gerama adame. C'è un salmo in cui è detto erev vavoker vezaoraim, sera, mattina e pomeriggio, io parlerò con Akadosh Baruch Hu, cioè dirò la tefillah, la amida. E allora sera, mattina e pomeriggio sono momenti determinati della giornata, quindi potrei dire le donne sono esonerate. Kamash Malan, viene la Mishnah a dire che hanno invece l'obbligo di dire l'amida. Uvim zuza, uscita. Anche per quanto riguarda la mezuzà è evidente che le donne devono essere obbligate alla mezuzà, perché lì non c'è nessuna limitazione nel tempo. E allora perché la Mishnah ce lo dice? Maudetema, che cosa potresti dire? O il veitkash le Talmud Torah, perché la mezuzà è la mitzvah della mezuzà è scritta subito dopo la mitzvah dello studio della Torah, e lo studio della Torah sappiamo che le donne sono esonerate perché è considerata mitzvah a tempo positivo, e quindi potrebbe essere vietata, cioè potrebbero essere esonerate anche dalla mezuzà. Kamash Malan, la Mishnah ci dice che invece hanno l'obbligo. Uve birkat amazon, pshita, anche per la birkat amazon è evidente che le donne debbano dirla, perché per sempre che la birkat amazon uno la dice quando mangiano, c'è l'orario, non parte il treno o l'aereo, visto che domani piglio l'aereo. Volo, come dice volo, tas, no? Sì. Tas, la tus, sì. Ma è maschile tas? Sì, sì. Tas to. Di satola. Allora, mine. Sì, ah, tas è il verbo. Ah, sostantivo è tisà. Esatto, ma. O il uchtiv betet Hashem lachem ba'ere v'basar ve'echol ve'lechem ba'boker lisboa che mitzvat asesha zeman gira ma'adami. Cioè, perché potrei pensare che le donne debbano essere esonerate dalla Birkat Amazon? Perché nella Torah è detto che Akadosh Baruch Hu ci darà, cioè ai nostri padri nel deserto, alla sera carne per mangiare e pane al mattino per saziarsi. A proposito delle quaglie e della manna, no? Abbiamo letto nella parasha di Beshallah. Allora, siccome è definito un orario dei pasti, potrei dire che la Birkat Amazon è legata a questi pasti e quindi è considerata come una mitzvah positiva a tempo determinato. Kamash Malan non è così, quindi le donne hanno l'obbligo della Birkat Amazon. E per analogia la Gemara prosegue. Amar Rav Adaba Rava, Nashim Chayavot Bekiddush Hayom Devar Torah. Disse Rav Adaba Rava, le donne hanno l'obbligo del Kiddush del giorno, cioè dello Shabbat, della festa, Devar Torah, per parola della Torah, quindi è una mitzvah positiva della Torah che le donne facciano il kiddush. Ad esempio, una donna non sposata, sola, per esempio. Domanda la Gemara a mai, perché mitzvat asse sheazeman gerama hu vechol mitzvat asse sheazeman gerama nashim peturot? Se è solo per il giorno di festa, è a tempo determinato di azione.
E quindi le donne dovrebbero essere esonerate, no? Amar Abayé mi de Rabanan. Secondo Abayé è vero, come obbligo della Torah le donne non sono obbligate a fare il Kiddush, sono obbligate dai Chachamim. Amar, sì. Anche l'esenzione dalle mitzvot temporali e mi de Rabanan. Nella Torah non c'è scritto le donne non faranno le cose temporali, sono i rabbini che hanno stabilito. Ma l'hanno stabilito basandosi sulla Torah. Quindi non si considera della Rabbanan. No, ecco. Quindi secondo Abayé le donne fanno il Kiddush Mide Rabbanan e non come mitzvah della Torah. Amar le Rabba, veha devar Torah kamar. Un attimo, eppure Adab Rava ha detto che è Devar Torah, parola della Torah, quindi vuol dire che è una mitzvah della Torah, non dei Chachamim. Veod, kol mitzvot a sé ne chayevinu mi de Rabbanan. Allora, se tu mi dici, dice inoltre, dice Rava a Abayé, se tu mi dici che le donne dalla Torah non hanno l'obbligo di fare il Kiddush, ma sono stati i Chachamim che le hanno obbligate, allora potremmo fare lo stesso discorso per tutte le mitzvot a tempo determinato, dalla Torah non sono obbligate e lo diventano per parola dei Chachamim. Ecco che si dice prima. E l'Amar Rava, invece Rava dà un'altra spiegazione. Amar kera zachor veshamor. La Torah ha detto zachor, ricorda, che è una mitzvah positiva a tempo determinato, e shamor, che si riferisce ai divieti. Kol she yeshno bishmira, yeshno bizchira. Vane nashe, o il veitneu bishmira, itneu bizchira. Chi è tenuto alla Shemirah, cioè al non fare Melachah, cioè ai divieti, ha anche l'obbligo di ricordare lo Shabbat, cioè di fare il Kiddush. Le donne sono tenute ai divieti perché i divieti sono obbligatori per tutti e quindi hanno l'obbligo di fare il Kiddush dalla Torah. Quindi Shamor si viola la Kalina facendo Melachà e invece si rispetta astenendosi, ma non c'è niente di positivo, diciamo. Non c'è nessun aspetto positivo in Shamor, come invece c'è in Zakor. Esatto. Shamor cosa vuol dire? Custodisci, stai lì a guardare, cioè non devi fare. Chi custodisce deve non fa, se mai proibisce esatto fare, esatto fa. Esatto, lui non deve. Quindi secondo Rava le donne sono obbligate a dire la Birkat Hamazon dalla Torah. Amar le Ravina le Rava, disse Ravina a Rava, Nashim bevirkat Amazon de Oraita o de Rabbanan. Insomma, alla fine della fiera, le donne la Birkat Amazon la devono dire come mitzvah della Torah o come mitzvah dei Chachamim? Ragionamento laterale. Che cosa gli interessa a Ravina? Le mai nafkamina. Qual è la conseguenza pratica? La apoché rabbimi ed echovatan, il fatto di far uscire dall'obbligo gli altri. Perché iam rat bishlama deoraita, a te deoraita, o mapek deoraita, e la iam rat de rabanan. Siamo in fondo, ecco, nel passaggio, ecco qua. Sì. Sì. No, mi sembra che non abbia la pagina giusta. Ah, lei ha un'altra pagina. È quella successiva, guarda.
È quella successiva. Manarete anche qui. Sì. Ah, aspetti. È quella. È diversa dalla mia, come da fare? Ah, ecco, diretto, film. Guardi in basso il numero della pagina. Guardi in basso il numero della pagina. 91. Che pagina è? Invece io ero 89 e sono andato a fine 90. Esatto. Adesso abbiamo finito 90 e cominciamo 91. Questa pagina qui. Aspetta. Abbiamo finito in questo istante la pagina 90, siamo alla 91. Grazie. È la Yamrat de Rabanan, Ave Sheno Mechuyav Badavar, Ve Chol Sheno Mechuyav Badavar, Eno Mozi et Arabim Yedehovatan. Mai. Quindi dicevamo, così poi si perde il collegamento, dicevamo che Ravina ha chiesto a Ravà se l'obbligo delle donne nella Birkat Hamazon è della Torah o dei Chachamim. Che cosa gli interessa sapere a proposito del far uscire dall'obbligo? Perché se diciamo che il loro obbligo è dalla Torah, loro che hanno l'obbligo della Torah fanno uscire dall'obbligo chi ha l'obbligo della Torah, cioè gli uomini. Una donna dice Birkat Hamazon a voce alta e l'uomo esce dall'obbligo. Ma se invece diciamo che il loro obbligo è della Banan, la donna è una che non ha l'obbligo della cosa, e chi non ha obbligo in una determinata mitzvah non fa uscire gli altri dall'obbligo. E allora qual è la regola? Tashema, guarda, trovata subito una citazione in una baraita che dice così: Be'emet ameru ben mevarech le aviv ve'eved mevarech le rabbo ve'isha mevarechet le ba'la aval ameru chachamim ta'avo me'era le'adam she'ishto uvanav mevarechin lo. I amrat bishlama deoraita ate deoraita umapek deoraita אלא היא אמרת דרבנן, אתי רבנן ומפק דאורייתא. אלא ברייתא דיצ'ה קוזי, באמת אמרו, אין ריאלתא, ורמנטה, דיצ'נדו נקוזה, וולנדו דירו נפרופונדה ורתא, אי חכמים הנודטו, איל פיליו, si intende qui un ragazzino inferiore ai 13 anni, dice la Berachà per suo padre, cioè il figlio sa dire la Birkat Hamazon, il padre no, il figlio la dice, il padre risponde amen e esce d'obbligo. Il servo, e anche i servi sono esonerati da determinate mitzvot, dice la Birkat Hamazon per il suo padrone. Nell'ipotesi di cui ne sappia più del padrone. Ovviamente. E la donna dice la Birkat Hamazon per suo marito. Ma i Chachamim hanno detto che venga la maledizione all'uomo la cui moglie e i cui figli benedicono per lui. Cioè che è rimasto al palo, non fa lo sforzo di imparare anche lui in maniera da dire insieme alla famiglia. Vuol dire che proprio o non ci arriva, ma proprio di brutto, o non gliene importa niente, quindi merita la maledizione. Allora ragiona oppure potrebbe essere impedito prima dalla malattia, quello è un altro discorso ovviamente. Ragiona Ravà in questi termini. Allora, se noi diciamo
che l'obbligo delle donne è deoraita, dalla Torah. Vengono queste persone, il figlio, lo schiavo, la moglie, che hanno l'obbligo dalla Torah di dire Birkat Hamazon, fanno uscire d'obbligo quello che ha l'obbligo dalla Torah. Ma se il loro obbligo è Midrabbanan, com'è che uno che ha l'obbligo Midrabbanan può far uscire d'obbligo chi ha l'obbligo della Torah? Quindi abbiamo la dimostrazione che le donne hanno l'obbligo della Birkat Hamazon dalla Torah. Questa è la mascanà, la conclusione di Ravà. Cioè hanno l'obbligo della Torah a causa del fatto che fanno uscire d'obbligo. Per questo hanno l'obbligo. Cioè, dal fatto che fanno uscire d'obbligo si ricava. Ecco. Ma Ravina non si accontenta. C'è velitamich katan bar chiyuvahu. Un attimo, che le donne possano avere un obbligo possiamo anche accettarlo, che il servo possa avere l'obbligo possiamo accettarlo, ma il bambino ha l'obbligo? Come fa a far uscire d'obbligo suo padre? Ha l'obbligo? Allora che cosa vuol dire questo? Se fa uscire d'obbligo vuol dire che non si tratta di una normale condizione in cui c'è l'obbligo della Torah. E allora qual è la situazione? E la Ahabe Mayaskinan, allora qui di che cosa stiamo parlando? Che gon sheachal shiura de Rabbanan, de ate Rabbanan umapek de Rabbanan. Qui stiamo parlando di uno che ha mangiato un quantitativo che solo per mitzvah dei maestri lo obbliga a dire Birkat Hamazon, ma non in base alla Torah. Ha mangiato poco, allora il suo obbligo è de Rabbanan. E allora il figlio, che ha soltanto l'obbligo de Rabbanan per imparare, e quindi la moglie, quindi lo schiavo, hanno l'obbligo de Rabbanan e fanno uscire l'obbligo de Rabbanan l'uomo. Quindi non abbiamo dimostrato che le donne hanno l'obbligo della Torah, per niente. Cioè il caso non è simile a uno che non abbia, no, il caso è da assimilare a colui il quale abbia sì un obbligo. Ma solo l'obbligo del Rabbanan perché ha mangiato poco. È solo in questo caso che il figlio o la moglie o il servo lo fanno uscire d'obbligo. Altrimenti non esce d'obbligo, dice Ravina. Per così, analogia di discorso, visto che si parla di questo, la Gemara racconta qualcosa che non ha a che fare dal punto di vista alafico, ma in qualche maniera è collegato. Darash Rav Avira. Rav Avira ha fatto un midrash, quindi ha ricavato un insegnamento morale da qualche versetto del Tanakh che in qualche maniera è collegato con quello di cui stiamo parlando. Però Rav Avira, questo Midrash, lo ha riportato Zimnin Amar la Misheme de Rabbiami ve Zimnin Amar la Misheme de Rabbiassi. Qualche volta diceva che l'aveva sentito da Rabbiami, qualche volta l'aveva sentito da Rabbiassi. Va bene. Ameru mal achea sharet lifnei HaKadosh Baruch Hu. Ribono shel olam. Katuv betoratecha. Asher lo isa fanim ve lo ikach shochad. Valo atano se fanim le Israel. Dichtiv isa Hashem panav elecha. Gli angeli hanno detto a Kadosh Baruch Hu, padrone del mondo, nella Torah è scritto che a Kadosh Baruch Hu lo isa fanim ve lo ikach shochad.
non ha riguardo per nessuno e non prende bustarelle, non accetta corruzione. Ma tu hai un occhio di riguardo per Israele. Da dove lo sappiamo? Perché è scritto: Issa Hashem Panav Elecha, rivolga il Signore il suo volto a te, cioè abbia un occhio di riguardo per te. È la Birkat Kohanim che lo dice. Come la mettiamo, come la cuciniamo, domandano gli angeli a Kadosh Baruch Hu. Amar lahem vechi lo esachanim le Israel. Dice: come posso non avere un occhio di riguardo per Israel? Risponde Kadosh Baruch Hu. Shekatavti lahem batorah veachalta vesavata uverachta et Hashem Elohecha. Vehem medakdekim al atzmam. Ad kazait ve ad kemitza. Cioè, io nella Torah ho scritto per loro: mangerai, ti sazierai e benedirai il Signore tuo Dio. Cioè la Birkat Hamazon va detta quando si è sazi. Non c'è una misura specifica, ma si parla di sazietà. E loro fanno attenzione a se stessi a obbligare a dire Birkat Hamazon ad kazait e ad kabeza, fino alla misura di un'oliva e fino alla misura di un uovo. Un'oliva, ovviamente, miderabanan, e un uovo minatore. Cioè sono così scrupolosi che si sono fissati, vanno quasi oltre il mio precetto. Io esattamente il sazi, esatto, e voi ci siete con un'oliva. Siete così desiderosi di fare le mezzot che avete fissato dei dettagli minuziosi e addirittura estremi per fare quello che mi piace, e io non devo avere un occhio di riguardo per voi, ma certo che ce l'ho. Bene, adesso c'è un'altra Mishnah, e questa introduce una questione estremamente complicata. Non che questo fosse poi semplicissimo in tutti i passaggi. No, però il concetto l'impianto era logico, abbastanza... l'impianto logico era chiaro, il concetto è abbastanza semplice, il concetto di base. Qual è l'obbligo? Torah, Chachamim, ecco, il concetto è abbastanza semplice. Qui entriamo in una cosa complessissima. Mishnah. Ba'al kiri meharher belibbo ve'eno mevarech lo lefanea velo leacharea. ועל המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו. רבי יהודה אומר, מברך לפניהם ולאחריהם. Bene. L'inizio della Mishnah torna a parlare dello Shema e ci introduce un personaggio, un tipo di personaggio che ha un problema a livello alachico. Quale? È il Baal Keri, colui che ha una perdita di liquido seminale. Patologica? Ovviamente, sì. Stiamo parlando di uno che non è in grado di controllare e ha perdite seminali. Dice la Mishnah che il Baal Keri meharher belibbo, potremmo dire ci pensa in cuor suo, cioè dice lo Shema mentalmente senza pronunciare le parole, e non dice la Berachah né prima né dopo. Lo Shema, non dice quelle anteriori e successive. E quelle successive, esatto.
stiamo parlando dell'oceano. Ma invece all'Amazon per il cibo, Mevarech Leacharav, dice la Berachà dopo il cibo, cioè la Birkat Amazon, che come abbiamo già detto è della Torah, e non dice la Berachà prima del cibo, che come abbiamo detto è Miderabanan. Questa è l'opinione del Tanakama. Rabbi Yehuda dice la Berachà prima di essi e dopo di essi, cioè sia dello Shema che del cibo, dice le Berachot sia prima che dopo. Come tutti, cioè, ma lo Shema lo dice tutte voce però. Ah, bella domanda, perché la cosa sarà discussa. Una bella domanda, sarebbe come tutte, sembrerebbe, no? Bene, partendo da questa Mishnah, che come abbiamo già visto è complessa ma ha una sua struttura ben nettamente suddivisa, Ravina fa il suo ragionamento. Amar Ravina, Zotomeret Yirur che dibur da me. Questo ci dice che il dire mentalmente equivale al dire materialmente. Perché de isal kadatach lav che di burdame la mamehar er. Perché se dicessimo che il dire mentalmente non equivale al dire materialmente, perché uno deve dire solo mentalmente, non dica del tutto. La mamear er, cioè, la mamear er. Perché dovrebbe dire la brigata Amazon? Perché, anche lo Shema, a proposito dello Shema, no, che no, perché dovrebbe dire la brigata successiva? No, mear er, la Mishnah no. Si riferisce allo Shema, Ma è lo Shema, non è quella prima o dopo. No, abbiamo detto che lo Shema Meharer lo dice mentalmente e le Berachot non le fa, secondo il Tanakama. Che di Buddha, cioè, allora Ravina dice, questo vuol dire che dicendo mentalmente si esce d'obbligo, quindi è uguale come il parlare, perché sennò che cosa ci guadagna il Baal Keri a dire mentalmente? Se non sarebbe come non dire niente. Sarebbe come non dire niente. E quindi evidentemente equivale. Allora viene obiettato e la mai Irur che di burdame, io si bisfatavo, chi di Ashkechan Bessinai. Se no, viene vietato, no? Se si equivale, se le due cose si equivalgono, allora a questo punto può anche dire ad alta voce. Se mi dici che si equivalgono, non è siccome si equivalgono può dire a bassa voce, no, se si equivalgono che dica pure direttamente ad alta voce, che bisogno ha? Cioè lui dice, se non si equivalgono a che scopo dirlo mentalmente, e se si equivalgono allora può dire anche ad alta perché voce, perché non dirlo ad alta voce, diventa un circolo esattamente.
dice chi de Ashkechan be Sinai, come, come abbiamo trovato a proposito del Mahamad Har Sinai, che chi aveva avuto rapporti con le donne, quindi aveva visto del seme, fondamentalmente, e doveva separarsi dalla moglie, fare la Tevilah per ricevere la Torah. Ed è per questo che hanno stabilito che chi vede del seme non può dire con le sue parole di Divrei Torah. Sul Monte Sinai fu prescritto un'astensione. Un'astensione, proprio perché la gente non corresse il rischio di avere delle perdite di seme e quindi non potesse ricevere la Torah. Quindi questo vuol dire che se hai perdite di seme non puoi dire. Anche perché ricevere la Torah implicava dire delle berachot. Sì. Anche in quel momento. Sì. Non solo berachot. Perché le parole che Akadosh Baruch Hu diceva venivano ripetute da tutti. Ah, tutti le ripetevano. Eh sì. Sospinti come da una forza. Da una forza interiore. Irresistibile. È detto, vai da bere Elohim et kol ha-devarim ha-el lemor. Questo lemor vuol dire che tutti hanno detto le stesse parole. Rav Chisda amar, allora Rav Chisda ha fatto un ragionamento inverso. Hirur lav che di burdame. Il dire mentalmente non è allo stesso livello del parlare. Perché? De i salka datach hirur che di burdame yotzi bisfatav. Perché, come abbiamo detto, se fossero allo stesso livello, uno potrebbe anche dirlo materialmente. E la mai irur lavchi di burdame la mame are. Ma allora, se il dire mentalmente non equivale al parlare, che senso ha il dire mentalmente? Risposta: amar rabbi elazar che desce lo yehu kol haolam osekin bo vehu yoshevu vatel. Dice che, perché non capiti che si vede che tutti quanti sono occupati con lo Shema e lui se ne sta lì come il turco alla predica a guardarsi in giro. Allora almeno che lo dica mentalmente. Non può dirlo materialmente, ma almeno se lo dice mentalmente sembra che lui stia dicendo. Ma gli altri come fanno a sapere che lo sta dicendo mentalmente? Se non si... Non sentono le parole, però vedono che segue, che... Cioè, se non facesse assolutamente niente, si noterebbe. Si noterebbe. Ecco. Affinché non si noti una sua, diciamo, assenza. La sua assenza, e capirebbero che si è reso impuro, che c'è tutto un... Ma quello capiscono lo stesso, perché non lo dice. Si nota meno. Ecco. Allora, propone la Gemara... Veni grosbi firka harina. Allora che intanto legga qualche altro argomento. Amar rav ada barava bedavar sheatzibur oskimbo. Cioè è meglio comunque che si occupi di qualche cosa di cui si occupa il pubblico. E quindi è meglio che dica mentalmente. Cioè sarà studio di Torah senza pronunciare. A parte, cioè, vorrei fare un'osservazione, una battuta forse fuori luogo, ma quando gli altri dicono le Berakot, non dovrebbero in teoria guardare le labbra altrui? Siamo d'accordo. poi racconto la storiella perché è carina. Ma c'è un'obiezione. Vare tefillà de davare sheatzibura su kimbo utnan haya omed bat tefillà venizkar
Sheuba al-Keri lo yafsik e la yekatzer. Tama de atrel. Ha la atrel la yatril. Cioè, a proposito della Amidà, che anche lì ci si trova in una condizione in cui la gente si sta occupando di quello, c'è una baraita che dice: se uno è è in piedi per la Amidà, sta dicendo la Amidà, e si ricorda improvvisamente di aver avuto una perdita seminale, non si interrompa, ma abbrevi, cioè dica soltanto la fine delle Berachot. Ragioniamo su questa varietà. Perché deve fare così? Perché ha già cominciato. E allora, dal momento che ha cominciato, in qualche modo deve, non può piantarla lì così ex abrupto. Ma se non ha cominciato, non deve cominciare. Eppure è una cosa di cui la gente si sta occupando, dovrebbe far vedere che se ne sta occupando pure lui. Risposta: Shane tefillah delet ba malchut shamayim. L'amidà è diversa, perché lì non c'è l'accettazione del malchut shamayim, del regno celeste, cioè non c'è l'affermazione Shema Israel. Quindi può anche non cominciare a dire l'amidà, perché non c'è comunque in qualche maniera l'obbligo di dimostrare che si accetta l'ebraismo. È un attimo. Vare birkat amazon leacharav delet ba malchut shamayim utnam al amazon mevarech leacharav ve non mevarech lefanav. Dice, il discorso non torna, perché la birkat amazon dopo mangiato, in cui non c'è l'accettazione del credo dell'ebraismo, eppure la Mishnah dice che per il pasto si dice la berachà dopo, cioè la birkat amazon, e non si dice la berachà prima, che è mei de rabbanan. In nessuna delle quali c'è il no, ovviamente. E allora com'è la questione? Qual è la differenza? È la Keriat Shema uvirkat amazon de oraita utfilla de rabbanan. La realtà è che lo Shema e la birkat amazon sono stabiliti dalla Torah, e quindi in qualche maniera deve dire qualche cosa, anche se solo mentalmente, come per lo Shema, mentre la Amidà è de rabbanan, e allora se è un Baal Keri non la dice, punto e basta, come non dice le berachot prima del cibo, che sono mi de rabbanan. E ci interrompiamo qui, visto che di materia ce n'è, insomma. Sì.